successo? Che è successo? C'è ancora la luce, sai? Non ho capito cosa ha detto. Ha detto che non lo può fare. Va bene, dai, vieni qua, lo faccio io, che ho già le cuffie montate. Non è semplice. Ok. Aspetta che io ho avuto la luce, non ho avuto nessuna sensazione. Ok, questo, sedetevi. Si arrivo subito. Questa è un rack, quella sta ancora leccando. Vedete la qua? Ok, tutto a posto, perfetto. Questo lo possiamo stoppare ora l'osmo? Sì, non so come si faccia. Principali. Ti accompagni da solo? Sì. Ti accompagni anche il pipistrello? Sì, ma quella non sta registrando? Sì, non sta registrando. Sì, ce la lucina, lo sembra più. Quanto si vede che si vede? Sì, non si vede. Seduto adesso. La luce è spenta? La sto per spegnere. Quindi do via all'esperimento adesso. Luce spenta. Completamente al buio. Riesco a vedere l'RF e l'RF, il K2 che sta sfarfallando, quindi vuol dire che ci sono delle letture. Ci sono delle letture perché dice che vede il K2 che brilla. Sì, sì. Ah, Nicolas, ho capito quali sono gli sfarfalli di luce che vedevi te, era il K2. Ha detto che capisce quali sono gli sfarfalli di luce che vedevi, era il K2. No, ma lui li vedeva verso l'altra stanza. Lui li vedeva verso la stanza di sinistra. Lui dice che li vedeva verso la stanza di sinistra dove io ho sentito i colpi alla porta. Ah no, da quella parte lì non vedo niente. Sono cambi di luce, cioè... come spiegarlo, c'è tipo gioco di ok, si è alzato un pochino di vento e sento che ci sono dei movimenti qua sulla sinistra. Ah, ci sono dei movimenti sulla sinistra e si è alzato il vento. No, io ho notato che la porta, quando ho puntato la luce su dei colpi, ha il legno un po' grattato come se quando è usurpato, quindi può darsi che sia il vento che abbia fatto sbattere il legno sul legno, ma... Ok, Claude, zitta un secondo. Allora, c'è tanta inquietudine, sì. Claude, non occorre che ripeti quello che dico, va bene così. Però gli occhi fanno molto presto abituarsi al buio. Nel senso che appena sono arrivato non distinguevo niente dalla parte sinistra, ma ora riesco già a vedere quali sono le due porte. Qua le luci che abbiamo messo in terra perimetrale di Starlight ora cominciano a fare luce, cioè non luce, però riesco a vedere praticamente in penombra il corridoio, quindi non sono completamente avvolto nel buio, sono parecchio nel buio, ma non completamente avvolto da averne il terrore. Qui davanti a me c'è la lucina rossa della telecamera che registra, che è quella che dovrebbe prendere il mio audio, e vedo in fondo la luce rossa della telecamera infrarossi.
È passato qualcosa che volava, il pipistrello probabilmente. Allora, un attimo, non ho ripetuto, però Marzia giustamente mi ha detto come si sente David, e glielo dico. Niente, mi ha detto che appena seduto non vedeva niente, ora i suoi occhi sono abituati, riesce a distinguere le forme sulla sinistra. Vede ovviamente bene le varie luci, starlight, eccetera, però è inquietante. Io ti informo di una cosa, informo anche gli altri, che io dalle scale, quelle lì che puntano ovviamente verso Sì, di da noi, che noi io ho vediamo. visto due volte una luce come se qualcuno con una torcia in mano dal sotto avesse puntato verso le scale come se stesse per salire, però Ok. e io ho detto a Marzia di guardare. K2 è fermo da ogni tanto, no, ora arancione da qualche Ok, lettore, ora è verde, ogni tanto qualcosa fa. come ti senti? Osservato, tranquillo? No, sono tranquillo. Sono tranquillo perché comunque riesco a vedere il corridoio e le luci per terra delle starlight. Cioè, vedo solo le luci ovviamente, però diciamo che non sono completamente avvolto dal buio come pensavo di essere. Si è alzato il vento. Devo dire una cosa che non ti piacerà. Non sei da solo. No, perché? Perché sento parlare. Sono io che parlo. Passavo No, no, no. il No, sentivo bisbigliare, come se qualcuno facesse. pipistrello. No, io qua non sento niente. Il pipistrello passa basso, lo vedo, ogni tanto che fa avanti e indietro. Un rumore molto vicino a me, qua nelle scale. Devo accendere la luce. Ok, un rumore molto vicino sulle spalle, vicino a me. Ha acceso la luce. Aspetta che mi affaccio. C'è qualcuno che fischia. Sì, tu hai visto. Io non sento nessuno che parla nel microfono. Te devi tornare là perché è là la telecamera che riprende il tuo audio. Torna? Quindi sentiamo.
c'è il microfono di David, ma non è David che parla, no. Bene. Ok, sto tornando indietro. Dice che lui, i suoi rumori li sentiva, non i miei. Nick, allora. Nick è un fai figo. No, vengo qua perché almeno sono ripreso. Ah, non si vede come anzi? Perché l'hai girato, perché l'hai girato quando l'hai regolato, non so. Allora, praticamente. Sì, mi vedo, ok. Sì. Allora. Wow. La sensazione è pesante, che anche se non sei proprio, come ho detto, avvolto nel buio completo, i rumorini che senti danno un po' fastidio. Ho dovuto accendere la luce perché sulle scale si è sentito un rumore. Un rumore tipo come se qualcuno camminasse? Un rumore come una piccolo colpietto nel legno, sembrava. Si è incalzato il vento, quindi poteva anche essere quello. E niente, e ora tocca a Marzia. Dai! No. Sì, devi provare. Ma possiamo provare insieme, davvero? No, insieme no, è un esperimento singolo. Ma scusa, così non ho capito. Vieni, ti accompagno, Marzia. No. Sì. Dai, per favore. No, devi fare. Ma io non me la sento. Dai, provi però, se non te la senti, non interrompi. Però devi provare. Almeno ci rimango subito in collegamento con le cuffie. Ma perché sono così alte queste cuffie? Adesso fate così. Ci senti? Mi senti? Sì. Sì. Ok. Addio. Non fare l'eroina, eh? Se questo è sempre in rack, sì, sta riccando. Ok, tieni la luce accesa per ora, quando ti dico di spegnere la spengi, ok? Sì, ma io non, cioè, non me la sento. Guarda, qua lascia correre, non guardarci tanto, guarda più che altro è là. Cioè. È un consiglio. Sì, appunto, David, posso tornare indietro? No, aspetta. Ma io sto con la luce accesa. No, perché sei sovraesposta, sembra. Ma io non me la sento. Ok, sei lì, ma sta andando benissimo. Ma sono la luce accesa, per forza sto andando bene. Ma perché lo devo fare per forza? Ma io non la sento. Sì, appunto. Ma io non me la sento. Dai, ma perché? No, ce la faccio. No, non ce la faccio. Sì, lo so che ce la fai. No, cioè accendo la luce io. Aspetta, prova a contare fino a 60. Non ce la faccio, David, mi sento l'ansia, cioè. Se senti l'ansia è perché probabilmente c'è qualcosa allora. Appunto! No, non è buono. Dobbiamo riuscire a comunicare con questa, tra virgolette, entità. Sì, ma David, non me la sento, cioè, mi sento male. No, male la luce. Cosa? La luce che ti dice la vita di scale. Non capisco. Può darsi.
casa che sente le navi giù sotto. No, io accendo la luce, mi dispiace, ma non ce la faccio. Non riesci? No, non ce la faccio, David, mi c'ho l'ansia, mi sento come qualcosa addosso, cioè... Per ora sei sempre al buio, sì? No, l'ho accesa la luce. Ah, l'hai accesa? Sì, no, non ce la faccio, non mi sento proprio sovraesposta, non so come dirti. Cioè, sì, ti vedo. Io ho resistito, però lascio un po'. Volete provare stanno insieme? No, non ha senso, perché deve essere una cosa singola. Ma aspetta che tanto devo venire a staccare tutto, Flo. Come la vedi? No, la verità, si sono già, non si sono a casa. Dai, vieni qua Marzia, tranquilla. Arrivo. No, ma questo vuol dire che l'esperimento funziona. Sentivo un rumore. Dal momento che sento che vi stavate avvicinando mi sono un po' tranquillizzato, però fino a che ho lasciato la luce spenta apposta per capire che cosa vedevo. È come quando tieni tanto gli occhi chiusi e vedi poi tutto, tipo le stelline. Sì, diciamo, sì, no? Sì. E vedevo tutto così. Non è un esperimento facile, diciamo. Io, no, certo, con te ci sono riusciti, ma ok. Allora direi che questo esperimento lo concludiamo qua, poi vedremo nei filmati quello che si è visto, perché tanto si sta parlando di entità che si fanno vedere, per quello che abbiamo già registrato l'anno scorso. Quindi se qualcosa è avvenuto vicino a noi nel momento in cui eravamo da soli, al buio, in camera con gli infrarossi, dovremmo averlo beccato. Ovviamente fino a che non rivedremo il filmato questo non possiamo sapere. E quindi ora al momento... diciamo che stoppiamo questo esperimento e andremo a piazzare la telecamera infrarossi fuori, davanti al casottino, per registrare appunto, fino a che gli dura la batteria, per registrare la presunta, diciamo, entità. Vediamo se la ribecchiamo. Ok? Quindi diciamo, alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata.